cui io do il benvenuto sia da parte del Mese Calcio, del Consiglio di Amministrazione, di tutti i dirigenti, ma anche da parte della famiglia Pozzo, che è come sempre molto vicina ai suoi giocatori, ai suoi gioielli. Quindi io adesso darei la parola al dottor Larini perché un attimino presentasse i vari giocatori e le varie caratteristiche degli stessi. Grazie. Seguiamo l'ordine di anzianità, va benissimo. Giusto, no? Va bene. Quindi Padelli è qua. Quindi viene a infoltire la rosa dei nostri portieri, un ragazzo che proviene da Sampdoria, viene da noi in prestito, dove abbiamo il riscatto a nostro favore. Un ragazzo che era molto promettente, è andato anche in Inghilterra, poi le ultime stagioni è stato a Pisa con Ventura, nuovamente a Bari ancora con Ventura, e quindi noi abbiamo pensato che potesse essere utile a noi per le nostre necessità, e quindi abbiamo raggiunto un accordo con la Sampdoria per farlo venire qui a Udine. Io direi che tu presenti tutti e dopo di che facciamo se c'è qualche domanda che meglio. Va bene. Poi passiamo al secondo Torge, che è un ragazzo del fine 89, quindi un ragazzo ancora molto giovane, però nonostante questo un ragazzo che già fa parte della nazionale A rumena, è un giocatore che abbiamo seguito come tutti gli altri, come abitualmente facciamo attraverso i nostri osservatori, il nostro servizio scouting nel campionato. Giocava alla Dinamo Bucarest, è un giocatore che abbiamo individuato per sostituire quel ruolo che praticamente era mancante. Logicamente va a ricoprire un ruolo che era più o meno simile a quello che ricopriva Sanchez, quindi ora non è che noi dobbiamo fare subito paragoni tra Sanchez, perché logicamente un ragazzo giovane, Sanchez era un grande giocatore, è un grande giocatore, e noi comunque ci auguriamo che anche Torge possa crescere e diventare un giocatore altrettanto importante. Passiamo al più giovane, che è Roberto Pereira, viene da una società prestigiosa argentina che è il River Plate, che ha sempre sfornato degli ottimi calciatori. È un ragazzo che ha fatto reduce dai mondiali under 20 in Colombia, è un giocatore che ha caratteristiche un po' di jolly, in quanto può essere impiegato in varie posizioni sul campo, un destro che gioca anche a sinistra sulle fasce, ma gioca anche l'ultimezza a centrocampo, quindi un ragazzo che anche per l'età che ha, quindi è senz'altro ha una prospettiva molto, pensiamo, importante davanti a sé. Quindi questa è la presentazione generale dei tre giocatori. Lasciamo la parola a voi. Sentiamo un po' quali domande volete fare a loro e poi bene. Se c'è qualcos'altro possiamo anche approfondire. Io avrei una domanda da fare a Padelli per iniziare, andando in ordine.
Sei tu il secondo ufficiale di questa squadra? Io non lo so, io vengo per allenarmi bene. Non ce ne sono pochi. Scusate, vengo per allenarmi, per portare qualcosa di mio a questa squadra, poi le scelte le farà il mister, la società, non sta a me decidere. Am și o întrebare pentru Gabi Torge. Cât de mult ți-ai dorit să joci în serie? Răspund Mație, că e din România. Mi-am dorit foarte mult să ajung la echipă mare din Serie A, pentru că obiectul oricărui jucător este să joace în Europa la un campionat. Și a doua întrebare, se spune că ai fost adus să locuiești pe Alexis Sanchez. Tradus eu? Chiama il procuratore suo, se può aiutarci a dare una mano, magari. No, giusto per capire cosa si dicono. No, sembra di essere in campo esterno, per caso. Sì, sì, sì. Io ammetto di essere fatto la teoria, non contate decidere voi, se andrei mai bene e se tutto c'è mai buono in terra. Te vei intorni in Serie A con altri? Sì, venendo qua per giocare, fare la teoria a questo club. Questa che interessa il pallone. Te vei intorni in Serie A con altri giocatori romani, Radu Ștefan, Adrian Mutu și Cristi Chivu? Atâta timp cât o să fim în teren, suntem adversari, în afară suntem prieteni, pentru că suntem și la echipa națională și în teren mai mondial. Hai să văd că jucătorii de Mutu se joacă în Cesena, altul Radu Ștefan, că pare în teren sono datoria per club, fuori sono amici. Ultima întrebare, vei juca la Udine cu numărul pe care ai jucat la Timișoara, care te-ai consacrat la Timișoara. Este un număr care l-am ales pentru că 25 e numărul care m-a ridicat. Am jucat o prima volta cu 25 la Timișoara la 16 ani. Questo numero è importante per il giocatore. Siamo qualche domanda in italiano. Che sennò siamo sotterranti. Sempre per Torge, benvenuto intanto. E il Messi della Romania, poi qua il paragone insomma con Sanchez, come ti senti? Arrivi, si parla già insomma di... Potremmo già vederti in campo anche domenica, tu sei pronto? O senti il peso di queste aspettative? Mi senti fratato perché sono un grande giocatore, Alexis Sanchez. Io voglio giocare in campo e dopo parlare in conferenza di presa. E sei già pronto comunque? Sì, sì, sì. Anche per domenica? Sì, sì, sì. Sei pronto? Mister, lo conosco io, che fai? Stai fuori o hai dentro? La prima domanda, Torge. Uno, come si pronuncia giustamente il nome? Torge? Torge. Torge. Ok, in nazionale con Lussemburgo ti abbiamo visto giocare largo sulla destra, è la tua posizione preferita o comunque riesci a giocare anche dietro le punte? Prefero tu giochi in campo, sinistra o destra, mezzo, no, non me ne importa. Questo è importante per il gioco. Quindi significa che tu sei il classico trequartista che va da tutte le parti. Sì, sì, sì. Giusto? Mi piace il tuo gioco. Sinistra e destra, no. Non cioè, è il trequartista che va da tutte le parti. Ma ti consideri più attaccante o difensore? Io, attaccante, io voglio tu marca, tu assist, tu vincere tutta la partita con la mia squadra perché è importante. Ok, ma di solito fai più gol o assist? Molto assist. Ok. Come fate? Invece per Aira volevo chiedere a quale giocatore sente di somigliare e nel River Plate in che posizione soprattutto agiva, se offensiva o difensiva. No? Sì, ma a me mi incontrano un parecchio con Bruja Verdi. Mi paragonavano molto a Verdi, un giocatore che giocava soprattutto a sinistra. A Verdi? Verdi. Verdi. Nicola? No. Verdi.
E non giocava a sinistra, Cibi? Giocava a sinistra? No. Sul lato opposto. Una domanda per Torge. Abbiamo parlato prima di Alexis Sanchez, campione che è andato al Barcellona. L'Udinese per caratteristiche ha scelto te, senza magari dare troppo peso a questa eredità, però ti senti un po' già di dover diciamo inserirti subito negli schemi, senti un po' di pressione da questo punto di vista? Se è normale, tu senti pressione perché Sanchez è un grande giocatore, ha giocato bene qua, ha fatto molto, molto gol, assisto, e andare a Barcellona. Se è una pressione, per me sono motivato. Non so parlare italiano, direi che... Sì, infatti non ma tu sei tre giorni qua a parlare. Stai tre giorni qua e parla. È lo stesso ceppo. Sì, il stesso ceppo, però quando parlava lì non capivo. Non capivo. È un ceppo diverso. Loro ce la fanno, noi no. Si è parlato tanto di Sanchez, ma tu giocherai a fianco comunque di Di Natale, un campione? Che posso io parlare di Di Natale? Di Natale è... Sono Zeu. Di Natale? E sono Zeu, Zeu. È un dio. Un grande, un dino. Zeus. 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 Romani è Zeu, in Italia è Zeus. Grazie, ad esempio così facciamo anche l'elezione. Bene. Che domanda per Eina, il direttore, a Fanelli. Non mirato niente? No, beh, a Roberto, che visto che... Posso chiedere solo cosa sapevi prima dell'Udinese e cosa rappresenta per te nella tua carriera, che comunque ha già dei punti forti, la nazionale, la tua ex squadra in Romania, l'Udinese cos'è? Parla molto rapido. Allora, tu comunque già giochi nella nazionale rumena, giocavi, sei già, nonostante la giovane età, esperto, insomma. Cosa conoscevi dell'Udinese e sì, cosa sì, rappresenta sì. per te? Sì, io conosco la squadra udinese, hai visto tutto il campionato perché Serie A è un grande campionato e mi piace squadra, mi piace tutto. E una domanda invece per Pereira, come ti descrivi anche a livello tecnico e tattico? I tuoi punti di forza e anche il ruolo preferito dove giocare? Veloce, mi piace fare dribbling e posso giocare sia a destra che a sinistra. Va bene così? Non ci sono altre domande.